prima di iniziare ti chiedo di iscriverti al canale per supportarci gratuitamente. Un grazie dal profondo del cuore. Nacque nel 310 circa Ilario a Poitiers, in seno al paganesimo, da una delle più illustri famiglie di Francia. Ecco come avvenne la sua conversione. Si pose un giorno a leggere la Sacra Bibbia e, giunto alle parole «Ego sum qui sum», «Io sono colui che sono», ne fu fortemente impressionato. Continuò a leggere e, illuminato sulla onnipotenza di Dio, piegò la mente ad adorarlo come suo creatore e signore. Essendo così disposto, ricevette il santo battesimo. Modellò allora la sua vita secondo le massime del Vangelo ed era così zelante nello spingere anche gli altri alla pratica delle virtù che si sarebbe detto un sacerdote. Il popolo di Poitiers tanto lo ammirava che unanimemente lo elesse proprio vescovo, nonostante tutte le sue rimostranze. Dopo la elezione, egli non si considerò più che come uomo di Dio e predicava con zelo instancabile, muovendo i peccatori alla conversione. Egli era pieno di riverenza per la verità ed era pronto a tutto quando si trattava di prenderne la difesa. Avendo l'imperatore Costanzo radunato a Milano un concilio per la condanna di Sant'Atanasio, San Ilario gli scrisse un libro con cui cercò di convincerlo a lasciar liberi i cattolici di esercitare la religione cristiana coi loro vescovi, e per far meglio conoscere l'orrore in cui egli aveva l'eresia, si separò dalla comunione dei vescovi occidentali che avevano abbracciato l'arianesimo. Costanzo lo fece esiliare in Frigia, ma i suoi fedeli non si staccarono da lui, ed egli continuò a governarli per mezzo dei sacerdoti. Nell'esilio il santo vescovo non si lamentò mai dei nemici, anzi impiegò il tempo a scrivere varie opere dotte, tra le quali il Trattato della Trinità, in cui difende la consustanzialità del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo così bene da essere chiamato il dottore della Trinità, dimostrando che la Chiesa è una. Fa vedere come tutti gli eretici siano fuori di lei. Spiega inoltre come l'arianesimo non sia la vera dottrina, perché non fu rivelata a San Pietro. Altra sua opera è il libro sui sinodi, per spiegare i termini di cui si servivano gli ariani, dimostrandone le contraddizioni. Intanto si radunò in Seleucia un concilio di eretici per annullare i canoni di quello di Nicea. San Ilario vi fu invitato, ed egli vi si recò per difendere la vera fede, ma poi, udendo le orribili bestemmie che si dicevano contro la divinità di Gesù Cristo, si ritirò a Costantinopoli, chiedendo di tenere in pubblico delle conferenze con l'eretico Saturnino. Gli ariani se ne intimorirono e, tacciandolo di imbroglione e perturbatore della pace, lo fecero rimandare a Poitiers, dove fu accolto con la più grande allegrezza. Riunì allora un concilio nelle Gallie, condannò gli atti del concilio di Rimini e scomunicò Saturnino. Questo concilio portò i più benefici effetti, cessarono gli scandali e la fede fu riconosciuta in tutta la sua purezza. Morì l'anno 368. Negli scritti che ci ha lasciati vi si trova uno stile nobile, fiorito, sublime, ma più che tutto, un vero spirito di pietà. Egli non ebbe altro fine che di far conoscere il nome santo di Dio ed infuocare i cuori della sacra fiamma del suo amore. Se la storia ti è piaciuta, con poco puoi sostenere questo canale. Scopri come nella descrizione. Grazie di averci seguito fin qui. Ciao! E alla prossima storia.